La vista si va a Reggio Calabria per tornare a fare risultato pieno, soprattutto per riscattare il mezzo passo falso di domenica. Sì, sicuramente. Cercheremo di migliorare la prestazione della partita con la Casertana e chiaramente di portare punti a casa, che è determinante. Che partita è, mister, quella contro la Regina? E, insomma, qual è il momento che sta attraversando la squadra? La squadra sta attraversando da sempre un ottimo momento, delle volte pareggia, delle volte non riesce a vincere, parecchie volte ha vinto. È una partita sicuramente insidiosa perché non possiamo neanche credere che il valore della Regina sia quello della classifica che occupa. È di sicuro una squadra che ha avuto delle difficoltà, ma vedendo le partite che ha giocato, è una squadra che corre, che sembra abbia un buon entusiasmo, che gioca insieme. È chiaro che concede, è chiaro che ha dei difetti e noi cercheremo di far emergere, se possibile, le loro difficoltà. Come si può vincere questa partita e cosa chiede ai suoi ragazzi? Quello che chiedo di, da sempre, di essere compatti, equilibrati, attaccare nel modo giusto, cercando di non scoprire, di sbagliare il meno possibile, di avere delle letture perfette. È chiaro che poi se hai queste qualità, metti queste qualità in campo, se hai determinazione, cattiveria come l'avversario, e questo l'abbiamo sempre avuto, emergono le qualità dei singoli. Squalifiche, infortuni, che Foggia arriva a Reggio e quali sono le condizioni del gruppo, chi mancherà, chi potrà essere della partita? È un Foggia praticamente decimato perché ci sono tre squalifiche e tre infortunati, però giocherà sicuramente chi sta meglio. Nel dettaglio, vabbè, gli squalificati li conosciamo, per quanto riguarda gli infortunati sicuramente Autempereur e Mazzeo, altri ragazzi. Anche Agazzi, sì. Non so come mai abbia finito la partita benissimo e poi ha accusato il giorno dopo un problema all'adduttore e quindi se lo porterà dietro per qualche tempo. Questo significa che lei non ha praticamente margini di scelta purtroppo nel fare questa formazione, almeno per quanto riguarda la difesa centrale e centrocampo. Probabilmente. Ma le condizioni di Mazzeo, visto Col che microfono, Tiziano. le condizioni di Mazzeo Parlate e con il medico. Mister, prima di tutto, ieri nella conferenza stampa con il Presidente io ho citato una sua dichiarazione quando si stava vincendo molto. Non è importante vincere sempre, è importante che si crei questa collaborazione, questa sinergia tra tutte le componenti, perché nei momenti difficili servirà tantissimo che questa componente sia coesa e unita. E oggi acquisiscono ancora più importanza queste parole, soprattutto perché stiamo parlando di critica di una squadra che ha perso una sola volta e ovunque ha giocato, tranne a Castellammare, dove poi si è perso, il Foggia si è dimostrato di essere la squadra tecnicamente più forte. Poi si può sbagliare, far bene, essere fortunati, essere maltrattati dalle terre arbitrali in alcuni casi, però diciamo, questa è la sostanza e in altre città e in altre realtà si sarebbe sempre contenti, felici e soddisfatti di questo gruppo. In ogni partita credo che ci siano degli episodi da poter contestare, però questo non deve essere assolutamente un alibi perché poi, come si dice sempre, nel gioco della compensazione, da qua alla fine qualcosa ci si può togliere, qualcosa ci si può dare. E per quanto riguarda l'ambiente, è così, non possiamo farci niente. Però oggi, se dovesse rifare quell'appello oggi, Ma diciamo no, credo che già il Presidente ieri abbia parlato, quindi non credo che possa aggiungere
nient'altro, lo sapete il mio pensiero qual è, quindi va bene così, l'importante è che la squadra sia coesa, che la squadra abbia ben in testa l'obiettivo, che è uno solo da quando sono arrivato, e quindi bisogna continuare così. E dal punto di vista tecnico invece, con tutti questi queste defezioni, dovrà cambiare anche il modulo di gioco a Reggio Calabria, oppure la struttura resterà sempre la stessa? No, no, almeno per quello che nell'immediato sicuro rimarremo con questo sistema di gioco, perché ci sono gli uomini adatti per poterlo sviluppare perfettamente. Ripeto, non so se la parola spensieratezza sia la considerazione giusta, perché non conosco l'ambiente e quindi non sono sicuro se dire questo è la giusta considerazione che possiamo fare a questa squadra, però per come si esprime sul campo mi dà questa impressione, che abbia entusiasmo, tutti corrono, tutti sono tutti lavorano bene, e quindi è una squadra che è frizzante, mi dà questa sensazione qua. Ultima domanda, il dover giocare 3 partite di campionato in 7 giorni impone che ancora di più i ragazzi devono mentalmente essere forti nei momenti di tensione, perché non possiamo permetterci altre defezioni che ci regaliamo da soli. Si riferisce a qualche espulsione? Esatto, sì. Di sicuro. Io penso che al di là delle espulsioni di gioco, credo che quelle per protesta e l'episodio di Padovan siano assolutamente inconcepibili e inaccettabili. L'espulsione di Loiacono fa parte del gioco, però chiaramente bisogna in questo momento sicuramente essere molto più sereni, perché ci sono tutte le componenti per esserlo. E quindi nervosismi gratuiti non esistono, non dovrebbero esistere. Questo è, credo che sia, deve essere un punto fermo. Mister, al di là della spensieratezza di cui parlava prima, o del fatto che possa essere una squadra frizzante, tecnicamente, tatticamente, come può essere inquadrata questa regina? Sembra una squadra molto giovane, al di là di qualche elemento tipo Coralli e qualcun altro. Sì, adesso Coralli è uscito anzitempo col Catanzaro, non so se sarà disponibile, ma è un punto di riferimento, è un giocatore esperto, abituato a categorie più importanti, è sicuramente il giocatore che gli dà tempi, gli dà una qualità sicuramente più importante. Poi per il resto, ripeto e torno a dire le stesse cose, è una squadra di movimento, è una squadra che delle volte sembra che non faccia la cosa giusta, ma comunque nel momento in cui la fa con convinzione, quindi è una squadra che può essere pericolosa in tutti i momenti della partita e in tutte le zone del campo. Potrebbero disporsi a specchio, almeno per come hanno giocato. Ma fino adesso hanno sempre giocato così, quindi non so se con noi cambieranno. Che valore hanno queste 3 partite? Diciamo mattina e in settimana non si può guardare molto in là, però comunque adesso in queste 3 partite di una settimana cercheremo di recuperare un po' i punti che abbiamo lasciato per strada in qualcuna delle ultime partite. Beh, è chiaro che il pensiero è questo, no? Visto come siamo contati, anche se poi alla partita successiva ne recupereremo qualcuno, faremo la conta domenica. In questo momento credo che sia giusto e obbligato pensare alla partita di sabato. Due domande per quanto mi riguarda per chiudere. Come sta la squadra dal punto di vista dell'umore? Come l'ha visto in settimana? E che ne pensa dell'ingresso
A quella riunione sono stato invitato pure io, però sinceramente non mi sembrava il caso, perché volevo che i ragazzi fossero liberi di esprimersi. So che doveva essere fatta il lunedì e per impegni dei dirigenti l'hanno anticipata subito dopo la partita, quindi diciamo che la società mi aveva allertato e invitato a partecipare, quindi senza grossi problemi aggiungo o posso dire le stesse cose che ha detto il presidente ieri, che è stato un confronto normale nel momento in cui ci sono delle cose da poter sviluppare, migliorare. Il momento della squadra non è eccezionale, perché la squadra purtroppo vive della sensazione della città, e siccome la sensazione della città fino adesso è stata negativa, in questo momento vorrei che la risposta sia assolutamente positiva, perché la squadra è in salute, la squadra è sotto l'aspetto dell'impegno non ha mai mancato, e quindi può essere sorpresa da quello che è la risposta a quello che si sta facendo. Questa è la mia sensazione. Io con la squadra di questa cosa qua non ho mai parlato, perché la cosa più importante è quello che facciamo durante la settimana, la cosa più importante è quello che facciamo alla domenica. E sicuramente è stato un percorso esaltante per quello che mi riguarda e per quello che ci riguarda. Se siamo arrivati a un malessere generale, mi dispiace, perché comunque la squadra deve essere assolutamente ovattata da quelle che possono essere delle negatività gratuite. Mister, un cenno anche a quello che sarà la sfida tra le due panchine, perché c'è dall'altra parte Zeman, il figlio di Zdenek, Karl Zeman. C'è il filo sottile filo rosso di Zeman Landi che collega le due panchine. Credo che lei abbia conosciuto Karl quando era qui a Foggia, no? Che rapporto c'è, che sensazioni le dà affrontare il figlio di quello che è stato il suo allenatore? È strano perché comunque nei modi di fare rispecchia molto suo papà. L'ho visto allenare, ci siamo confrontati spesso anche per telefono su alcuni giocatori, e mi fa piacere che comunque abbia avuto un'opportunità del genere, perché comunque al di là delle situazioni un po' di risultati negli ultimi tempi, però ha iniziato molto bene il campionato, ha dato un'identità ben precisa a questa squadra ed è un ragazzo eccezionale, quindi fa specie, perché comunque non dico che l'ho visto crescere, però abbiamo qualche anno di differenza, ma è un ragazzo splendido. Va bene, Alberto? Ultima domanda. Vai. Parlavamo del quanto incide questo clima anche su alcuni episodi come quello di Padovan, su alcuni cambi di gioco durante la partita. Le faccio l'esempio: qualche tempo fa lamentavamo il fatto che il Foggia non approcciava bene la gara, viceversa è un po' di tempo che la partita con la Casertana, penso che 20 minuti siano stati forse i più belli da quando lei sta qui. Però poi da un episodio nato da un fallo sul Bacca che probabilmente andava sanzionato, c'è stato il palo della Casertana, è cambiata la partita. Probabilmente si è percepito qualche mugugno, qualcosa. La squadra è un po' immatura da questo punto di vista. Io credo che tutte le squadre da questo punto di vista sono immature, no? Sinceramente non me lo spiego, perché comunque non tutte le occasioni, se le vado a valutare, che le squadre avversarie hanno creato, non sono occasioni che
per bravura, per capacità, per lettura, ci hanno messo in difficoltà. Diciamo che ci siamo fatti male da soli, tra virgolette, no? Perché comunque abbiamo magari sbagliato un passaggio in uscita, l'occasione di Guarna per Coletti che gli rimbalza sull'anca e loro prendono la palla e sbagliano la palla davanti alla porta. Io credo che è stato forse di più quell'episodio che ci ha messo un po'... 5 minuti di differenza. Sì, lo so. Che ci ha messo un po' in confusione. Però diventa difficile fare... È vero, può essere un discorso di maturità, può essere un discorso di lettura nel momento in cui stai affrontando la partita. Quindi faccio un discorso più largo. Per quello che è questa squadra e dove è arrivata questa squadra, credo che la qualità del palleggio, la qualità di giocare dal basso, dal portiere, quindi il fraseggio, lo sviluppo del gioco dal basso, sia stato un valore aggiunto ed è a tutt'oggi un valore aggiunto. E mai perdere questa strada. È anche vero che in queste situazioni, in questo momento, un passaggio sbagliato, uno stop sbagliato crea una situazione di difficoltà. Allora la maturità sta in questo. Sì. 2 minuti, 3 minuti, smetto di fare una giocata rischiosa, vado più al sodo e al pratico, gioco una palla più lunga o meno sanguinosa, concedetemi il termine, che possa mettere in difficoltà la squadra e riprendo autostima, riprendo metri, riprendo in mano le redini della partita. Probabilmente si dovrebbe fare, cioè dovremmo fare questo. Siccome capisco che c'è un limite tra quelli che sono gli aspetti tattici e quelli forse più emotivi della squadra, allora la cosa preoccupante è quelle ripartenze da dietro, in situazioni di pericolosità, le hanno sbagliate giocatori importanti come Bacca, Angelo, Coletti, si sono impelagati, si sono fatti male da soli. Sì. Le contesto il fatto che secondo me lei ha detto io non intervengo da questo punto di vista, ma secondo me no, nel senso non solo tattico, ma su quello emotivo, prima ha detto io non ho parlato con i giocatori di quanto riguarda l'ambiente, quindi quanto possa influire sulla anche maturità della squadra, la capacità di reazione. Invece secondo me lei dovrebbe mi scusi, assolutamente non voglio, io alla squadra ho detto che deve chiudersi e lasciar fuori quello che potrebbe essere l'umore della piazza. Probabilmente mi sono espresso male, cioè io alla squadra è chiaro che discorsi motivazionali, discorsi psicologici in questo momento sicuramente le faccio, e anzi è un motivo. No, ma probabilmente mi sono espresso male io. Cioè, il fatto che questa piazza sia così influente, probabilmente dentro la squadra c'è una voglia di attaccamento, una voglia di dare una risposta tangibile in questo, che ci si fa... ce la mettiamo sulle spalle, diciamo, questa apprensione, questa, e invece non dovrebbe essere così, perché credo che tutti noi giochiamo, siamo dei professionisti, ma siamo attaccati alla città, siamo attaccati ai tifosi, siamo attaccati alla maglia, e credo che molti ragazzi, ve l'ho detto forse a più riprese, che ci sono dei valori dentro questa squadra che sono incredibili. E mi riferisco a questo, perché qua non c'è, davvero, non ci sono ragazzi che non gliene frega niente, vince o perde non gliene frega niente, forse a maggior ragione somatizzano quelli che sono gli aspetti negativi, che a volte dici no, non me ne frega niente, penso di più a quello che devo fare e poi quello che arriverà, di sicuro arriverà. Però probabilmente paghiamo anche questo, questa sensazione emotiva di portarci sopra le spalle
l'attesa, la pressione di una città intera. Io penso, cioè, la leggo in questa maniera qua. Mi stai proprio su questo un secondo, volevo dire una cosa, se può sembrare un po' provocatoria, però la parte poi lo giudicherà lei. Cioè, lei disse, quando arrivò, parlando del suo percorso, era stato chiamato qui a Foggia, disse: sono arrivato nel posto giusto, nel momento giusto, mi pare che disse. Ecco, la provocazione sta in questo. Lei, proprio perché questa è una piazza strana, è una città strana, anche quello che è successo in Coppa Italia a me risulta un po' particolare, perché la maggior parte delle persone dalla Coppa Italia volevano uscire, dopodiché quando la squadra ha avuto in difficoltà poi dopo è stata criticata perché è uscita dalla Coppa Italia, mi sembra un po' paradossale. Ecco, io le chiedo, sicuramente lei è nel posto giusto, perché la persona giusta del questo posto è ancora convinto di essere anche nel momento giusto, perché a questa squadra non viene sicuramente, come posso dire, risparmiato nulla. Sa perché io dico nel posto giusto, nel momento giusto? Scusate, io non credo di aver mai fatto dichiarazioni di ruffianeria o di accaparrarmi i consensi di nessuno. Io questa maglia me la sento addosso, perché ho vissuto qua delle esperienze importanti e ho vissuto anche delle esperienze negative. E allora metto sulla bilancia queste due cose. Io le ho vissute, perché ho vissuto una Serie A che era spensierata, che era, andavamo in tutti i campi a dettare leggi, in tutti i campi. E poi ho fatto una Serie C che non c'era una società, che non avevamo i soldi per fare niente, non avevamo gli spogliatoi, non c'era niente. Qua, perché vi dico sono nel posto giusto? Perché ci sono persone competenti, c'è una società alle spalle che ha forza economica e che ha entusiasmo. E allora non perdiamolo questo, non perdiamolo. È per questo che dico unità di intenti, stiamo insieme. Non sono frasi fatte, e non voglio veramente far la parte del o dell'ipocrita o di chi vuole accaparrarsi giudizi, assolutamente no, non l'ho mai fatto, non è nel mio stile, però mi dispiace, io qua ci ho vissuto, le esperienze le ho tastate con mano, e però mi ricordo nel 2004-2005 quando è stata quell'esperienza in C, che cos'era il Foggia. E allora dico, ma caspita, ci sono i numeri, c'è una squadra che è uno spettacolo, perché quelli che stanno di là sono uno spettacolo, la società è forte, c'è un entusiasmo, siamo primi in classifica o secondi, siamo tutti lì a combattere, ma perché? Allora mi chiedo, perché?